Ciao 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 a tutti. Oggi finalmente, dopo tantissimo tempo, un haul cartopazzo con tante belle cosine arrivate da AliExpress. Ecco qui il pacchettino. Di solito loro mandano in una busta di plastica, invece stavolta sono arrivate le cose in un cartoncino bello sigillato che io ho già tagliato perché sapete che ho molti problemi con l'apertura dei pacchetti, ma iniziamo a togliere subito le cosine e le guardiamo poi un po' per volta. Abbiamo un po' di tutto, abbiamo washi tape, abbiamo penne, abbiamo sticker e cominciamo proprio dagli sticker. Allora, abbiamo questo, sono graziosissimi e sono tipicamente natalizi. Meno male che sono arrivati per tempo, anche se in realtà devo dire che ho abbandonato ormai da oltre un mese e mezzo ormai la mia agenda. Non riesco più a trovare il tempo, o meglio, il tempo lo troverei anche, ma sono un po' demotivata. Però magari ecco adesso per il periodo natalizio mi si risveglierà un po' la fantasia. Questo qui è proprio bellino, bellino. Questi sticker sono proprio carini. Poi, sempre sticker, abbiamo questi che sono di stile vintage o vintage, come preferite. Vediamo, li apriamo. Sì, apriamoli. Vediamo un po' come sono tutti. Ecco qua, dovrebbero essere 6 fogli se non sbaglio. Vediamo un po'. Ecco qua. Ogni tanto mi si sbilancia il telefono. Ecco qui, come vedete, sono molto particolari. Questi ricordano Parigi, vedete, con la Tour Eiffel, il caffè, i croissant fumanti. Questo anche con le tazze da tè, le teiere, qua ancora con il caffè. Qui abbiamo un po' di tutto, sempre inerente alla colazione, anche qui. E anche questi invece sono più che altro così. Sono parole, ecco, non mi viene la parola, sono parole, non mi viene la parola, vabbè. Poi, questi altri sticker, guardate questi quanto sono belli. Andiamo ad aprirli, vedendo già il primo foglio qui, vedete, è proprio lo stile che piace a me, colori pastello, tenui. E questo stile quasi quasi acquarellato, questo con la mongolfiera, l'aerogramma, che belli che sono. Guardate questi con i fiori. No, me sono veramente meravigliosi. Molto delicati, molto tenui, ma è proprio lo stile che piace a me. Non sto neanche a commentare perché tanto si commentano da soli, bellissimi. Poi qua abbiamo washi tape, tanto buttiamo via la scatola, ecco qua. Questo che ha come soggetto l'orso, lo scoiattolo, andiamo a vedere com'è. Ah no, no, questo non è un washi, sono sempre degli sticker, ma sticker singoli. Vediamo un po'. Oh, guardate che meraviglia questa volpina. Sono, diciamo, colori autunnali, ma la ghianda, le foglie. Però penso si possano usare tranquillamente anche adesso. Guardate il coniglietto, che amore. Bellissimo. Quindi sono una serie di soggetti, ci sono i funghi. Vabbè, sono autunnali, ma io li uso anche in, diciamo,
In inverno, a parte che fino al 20 o 21 siamo ancora in autunno, quindi li potrei usare se solo avessi voglia di riprendere in mano la mia agenda. Ragazze, l'orsetto, no, sono davvero belli. Ecco, riprendendo in mano queste cose nuove che mi sono arrivate, mi sta tornando la voglia di magari stasera. Mentre Alice dorme, invece che guardare la TV, io mi farò un pochino di cartopazia sull'agenda. Questi sono altri sticker singoli e hanno per soggetto questi, i gatti. Sapete, sto pensando, adesso che non c'è più il Pippo, sto pensando a prendere un gattino. Ho voglia di un gatto. E allora, vabbè, per il momento mi accontento degli sticker con i gatti. Poi ci penseremo. Tutto sta a convincere il Sontino che non è molto dell'idea, però vabbè, vedremo se riesco a convincerlo. Molto graziosi anche questi con i gattini. Adesso invece veniamo per davvero ai washi tape. Questo è uno. Sempre delicato, sempre molto tenue. Vediamo un po', apriamo. Ecco qua. Vedete, sono ramoscelli. Sono ramoscelli, ecco qua. Molto tenue, molto tenue. Mi spiace quell'ombra che c'è, ma d'altra parte la luce è questa, per cui magari sto più bassa, ecco. Poi, sempre washi tape. Questa è una serie di... Quanti sono questi? Oh, che belli! Che belli! C'è anche il bigliettino dentro che accompagna il tutto. Lo guarderò con calma. No, ma questi washi sono davvero una meraviglia. Non li apro via, tanto si vede bene il soggetto com'è. Vedi, questi sembrano palloncini stilizzati, ma non sono palloncini. Qui invece ci sono delle ragazze, delle bambine. Questo però bisogna aprirlo perché mi sa che merita di essere visto per intero. Vediamo un po'. Ecco, questi mi piacciono perché guardate che belle, una più bella dell'altra. Mi piacciono molto questi perché oltre che essere usati come nastro intero, possono essere tagliati singolarmente, quindi hanno un doppio uso. Poi sempre di questa serie, questo con i fiorellini, altri fiorellini. Queste sono bolle. La fantasia vedete sempre sul viola, azzurro, grigio. Questi sono uccellini, sembrano colombe, mi sembrerebbero proprio colombe, sì. E poi ci sono questi due sottilissimi, quindi si va a creare proprio un... Prendiamo anche gli altri, ecco. Diciamo sono tutti abbinabili tra loro questi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sono 8 washi con diverse dimensioni, ma tutti abbinabili tra loro. Come sono abbinabili tra loro anche questi. Non li tolgo dalla scatola, via, ve li faccio vedere solo così. Ecco, vedete sempre c'è la glicine, le violette. Anche qui molto toni, molto molto tenui e questi sono in tutto 1, 2, 3, 4, 5, 10. Sono 10 washi tape sempre con dimensioni differenti. Poi sempre washi tape, abbiamo questi. Questi sono natalizi, oh, che belli! Che bellini anche questi. Sono arrivate queste cose in più di un mese.
ci è voluto un po' di tempo, li avevo ordinati per tempo, visto i tempi biblici di AliExpress, però ne vale la pena, guardate questo, così alto. Con le parti, vedete, dorate, è spettacolare. Lo apriamo un po'. No, ma è meraviglioso. È veramente meraviglioso, bellissimo. Merry Christmas and Happy New Year. Questo così. Poi questo invece, c'è scritto dicembre, 25 dicembre. Ma che bello, with love. Vediamo se trovo il capo dove srotolare, perché merita. Merita di essere srotolato. Oh, che meraviglia. Che meraviglia. Guardate che bello. Sono bellissimi. Con questa filigrana dorata. Sono spettacolari. Così come questo anche. Questo è delizioso pure. Guardate, tutto dorato con le varie raffigurazioni del Natale, dalla chiesetta, Babbo Natale, alla calza, al pacco regalo, la renna, stupendo, stupendo davvero, no, mi sta tornando l'ispirazione, che bello. Questo invece sono tipo fiocchi di neve, stilizzati sempre dai colori tenui, molto tenui. Di questo non riesco a trovare il capo. Eccolo qua, guardate che delicatezza anche questo, io spero si vedano bene, perché meritano davvero, bellissimi. E poi questi due sottili sempre da abbinare a quelli più grandi, anche questi con la parte filigranata dorata. Bene, valeva la pena davvero di acquistarli. Poi ho preso queste che sono dei segnalibri e mi sono piaciuti, mi è piaciuta l'immagine che li rappresentava, perché sono bacchette magiche. Datemi un po' della vostra magia, bacchette magiche, vediamo come sono. Qui ci sono i vari tipi, ma noi adesso andiamo a vederli. No, ma che belli ragazzi, mamma mia, sono davvero uno più bello dell'altro. No, vabbè, sono stupendi, poi sono veramente di vari disegni, sono una meraviglia, veramente belli. È un peccato usarli come segnalibro. Infatti io non li userò come segnalibro, ma li userò per decorare. Sono davvero stupende. Ecco qua. E poi per finire ho preso, chi ha la mia età si ricorderà, le prime penne multicolori, le penne carioca. Queste sono tipo penne carioca, ma queste le voglio regalare ai miei nipotini più grandi, a Lorenzo e ad Alice, che si divertiranno un sacco a cambiare il colore. Spero che scrivano anche, ma suppongo di sì. Vediamo un po' se scrivono. Proviamo col rosso. Sì, scrivono. Vediamo col questo verde, come si fa per far tornare, ecco, così. Sì, scrivono molto sottile, abbastanza chiaro, ma scrivono. Poi è per fare giocare, divertire i miei bambolotti. Eccole qua le penne. E questi sono i miei acquisti cartopazzi, il mio bottino cartopazzo. Che dire,
fa sempre gioia e piacere per una cartopazza ricevere cose nuove e, come vi dicevo e vi ripeto per l'ennesima volta, chissà che mi ritorni un po' di estro adesso che ho ricevuto tutte queste meraviglie. Io vi saluto tutti con un abbraccio e un sorriso e al prossimo video. Ciao ciao!